E questo cateismo giudizio è nato dopo, ma Davide... Sì, Davide non l'aveva, no, no. Dunque gli scritti di Davide furono fino al 1873 così in linea con la Chiesa Cattolica Romana. Poi il libro successivo, il libro dei Celesti Fiori, che in Italia fra l'altro è stato pubblicato solo nel 1950, perché la prima volta venne pubblicato un francese nel 1876, e in questo libro già Davide cominciò a uscire dai binari dell'ortodossia, però insomma in modo accettabile, diciamo, tant'è che non venne accusato in modo ufficiale dalla Chiesa, anche se fu rilevato, ecco, che Davide proclamava alcune verità che non erano in linea con quelle della Chiesa Cattolica, tipo la discesa del Gran Monarca, e poi tipo la concezione di Davide ripresa da Gioacchino d'Affiore, che era un monaco vissuto nel XIII secolo, che l'era era contraddistinta da tre persone, insomma. Dal Dio del Vecchio Testamento, che era il Dio di giustizia, da Gesù Cristo del Nuovo Testamento, che era il Dio di grazia, e dall'era dello Spirito Santo, di cui Davide si proclamava il precursore, l'inauguratore. Capito? Davide proclamava con questo libro dei Celesti Fiori l'era dello Spirito Santo, e chiaramente questo per la Chiesa, insomma, non è che era giustificato. E questo l'aveva professato però prima di lui Gioacchino da Fiore, e non solo Gioacchino da Fiore. Parlano anche ora, comunque questo sforzo venne ripreso anche dagli spirituali, per esempio nel Medioevo, da francescani più rigoristi, perché questa era dello Spirito Santo propugnava un'era più spirituale, in cui la Chiesa avrebbe avuto un'immagine prettamente spirituale, ecco, con il ritorno alle parole del Vangelo, alla povertà evangelica, e quindi non fu un fenomeno isolato anche questo, di queste tre ere, era del Padre, era del Figlio, era dello Spirito Santo, nel quale Davide veniva indicato dalle profezie, secondo lui, fra l'altro non solo di Gioacchino ma anche da San Francesco da Paola, come l'inauguratore, perché per esempio Francesco da Paola diceva che sarebbe, fra l'altro lui è stato proclamato santo dalla Chiesa, che quattro secoli dopo di lui, e anche questo coincideva con Davide, perché Francesco da Paola visse nel XV secolo, nel 1400, nel XIX secolo sarebbe venuto questo gran monarca che avrebbe riformato la Chiesa, che l'avrebbe riportata alla Chiesa degli Apostoli, alla Chiesa evangelica, e tante altre cose, insomma, che sembrava coincidessero con la figura di Davide, capito? Anche altre profezie che dicevano che sarebbe venuto fuori quest'uomo che sarebbe stato santo nella giovinezza come Davide, non nella giovinezza, nella fanciullezza come Davide, poi peccaminoso nella giovinezza come lo era stato Davide, e nuovamente santo nella maturità come Davide, insomma. E poi c'erano altre profezie, altre che sembravano tutte, ecco, che dicessero che Davide sarebbe stato questo novello profeta, questo novello inauguratore di questa terza era dello Spirito Santo. Questa novella era dello Spirito Santo che avrebbe riformato la Chiesa, perché Davide, ecco, non si stancava anche di ripetere che la Chiesa andava riformata, riportata alla povertà evangelica, per esempio, che i ministri del culto, che lui, ecco, soprattutto non attaccava la Chiesa nel dogma, quindi riconoscendo la validità teologica della Chiesa, ma lui l'attaccava nei costumi, diceva, no? Nella corruzione dei ministri del culto. Questo è il discorso che è c'è anche ora, c'è sempre stato del resto, eh? E qui la Chiesa non è che ci sentiva troppo, chiaramente.